Salve a tutti, eccoci a un'altra puntata dei bar storici di Roma. Siamo qui a Giolitti, a Via Luigi Settembrini, nel quartiere delle Vittorie. Abbiamo con noi Gualtiero Serafini, rappresentante. Va bene l'audio? Allora, me ne vado a Milano, in macchina, e sarà durissima credo, perché in macchina, insomma, con Greg e Lillo. Pronto? Cioè deve essere qualcuno. Come ti sto girando? Sto girando proprio. Ci facciamo una bella chiacchierata di quante ore? 8? 6? Non so, che è una bella trasmissione Roma-Roma, che giri così, fermi a qualche bar. Ciao! Ciao! È un grande piacere. Ciao Paola, piacere. Ciao. Bene te? Bene, grazie. Beh, ci siamo conosciuti alla fine. Ok, oh, ciao, 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 grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ci vediamo. So che è brava, so che è molto carina, dicono dovrebbe piacermi, anche se io sono di gusti molto selettivi. Sono d'accordo su questo, no? Perché no, c'è da essere proprio selettivo, insomma. No, mi piacciono tutte e due, io le ho sempre viste in coppia, le ho sempre viste insieme. Sono belli come il sole, ma... Ma la Coltellesi è... carina, molto, molto ciao. Carina. Oh. Oh, buona, direi. Ah, mi sembra, vabbè. Greg, secondo me, c'ha successo. Lui dice di no, dice che non rimedia mai. Secondo me, invece, è uno che c'ha successo, uno che piace. Ma perché? Perché c'hai... Oh, c'è svariate situazioni, c'hai, non è che... No. Poi adesso non sei nemmeno fidanzato, cioè... Che ne era? Un mese fa stavi con quattro ragazze... No, scusate, mi ho scordato che... Vedi sto programma com'è, che ti dimentichi che sei ripreso. E io prendo la droga e andiamo. Ok. Siamo pronti, andiamo. Ale! Io sono donna, quindi sono cavoli vostri. Stop, che è quella cosa? Aiuto? Sentite che è caldo? Sì, che è successo? Perché fa caldo? Esce qualcosa di, di bollente. Vado un po' più avanti. Che? No, no, ma io perché sto... Cioè, quando vai fare... Sì. Ma credo che... Naturalissimo. Sì, sì. Io ho sempre pensato... Così secondo me fa la tua porca figura. Sì, la tua porca figura è che si vede che è una persona spontanea, capito? Che è fondamentale. È spontaneo. Queste cose devono uscire da spontaneità, sì. In questo tipo di, questo di tipo programmi. Di cose, sì. Quindi non staremo così. Che penso ci stai chiedendo? Piedi? Bravo. Corre. Perché è bravo. La battaglia è fortissimo, sai, tu vai a fare un viaggio a Milano, lui già sta lì per dire. Ecco, non vi preoccupate, io adesso mi abituo con la macchina, perché non ho mai guidata chiaramente questa macchina. Sì, dai. Penso neanche voi, no? Che è una macchina questa? Guiderà sicuramente meglio di noi, insomma, non siamo dei grandi piloti. Io ho imparato sul Lungotevere, preso la patente, papà mi ha mandato sul Lungotevere. E vai, vai, bella di papà, vai. Papà, vado sul Lungotevere, è mezzogiorno, sai che trovo, vai, vai. Io tipo Marines, tuo padre. Tipo Marines, sì, mio padre. Sì, queste terapie d'urto che io non ho mai capito, comunque. Mi ha detto, tieniti sulla destra e se suonano fregatene. Com'è andata? No, è andata bene, la macchina è distrutta adesso, però... Io sto bene. Tu ne sei uscita bene, quello importante è la salute, sai. Basta che c'è la salute, no? C'è la salute. Andiamo. Facciamo un'oretta completamente zitti. Sì. Sarebbe bello, perché adesso c'è proprio l'imbarazzone, io non so voi, ma... No, ma dai, guarda che adesso ci sciogliamo, adesso... Se mi levi la mano dalla coscia, per favore. Vabbè, dai, senti, rompiamo il ghiaccio, dai. Con... Sì. Il segno sei, no, sì. Dormito bene? Ci siamo già visti noi. Senti, ma quello che ma tu, per esempio, tu vuoi più bene a mamma o a papà? Preferisci i gatti o i cani? Che importante. No, c'è cose importanti, infatti. E anche questo? No, passiamo a... Passiamo ad un altro argomento di uso comune. Smalto per unghie? Ne porto, no, non lo porto. No, non porto le unghie proprio. Vabbè, parliamo di noi. Allora, io quando ero piccola, ma lo eravate anche voi,
veniva al Fonclea. Sì, al Fonclea era... Al Fonclea, dai. No, poi quello era veramente un periodo in cui noi avevamo cominciato a lavorare nei locali per fame vera, perché ci avevano appena licenziato tutte e due, lavoravamo insieme in una casa di fumetti, sì, come fumetti no? Che ha fallito. Siccome tutte e due suonavamo, scrivevamo canzoni comiche, abbiamo raggruppate, prima fatti gli spettacolini in giro. E il Fonclea è stato l'unico locale che ci ha dato... Il Fonclea disdegnò la nostra proposta. Poi facemmo tre apparizioni in un programma di Pingitore, questi qui del Bagaglino. Ah, ma quello non me lo ricordo, non mi ricordo. No, infatti, pure noi tendiamo a rimuoverlo. Perché... Forse ero rimasto anch'io allora. E però questo ha fatto sì che... che il Fonclea... Il Fonclea allora... Allora sì, allora siete bravi, perché siete quelli della TV. Siete andati alla televisione e quindi avete fatto... Ma il gruppo come l'avete messo? Allora, il chitarrista l'abbiamo scelto perché era l'unico che aveva la saletta prove di suo, quindi non dovevamo pagare i soldi dell'affitto della saletta. È stato un collicenziato assieme a lui. Pure lui stava con noi alla stessa casa lui... editrice, sì. C'è tre morti di fame, tre pezzenti che dovevano guadagnare. Uno scrittore di romanzi horror. Sì, sì, la so quella storia. Io non sapevo mai se voi lo diceste per scherzo. Per scherzo per o... No, è tutto per vero. Scherzo. No, tutto vero. È vero. Sì, sì. E tu ancora non facevi niente, cioè non recitavi, ancora già ricominciato. No, avevo 18 anni e ho finito. Di che ti abbiamo un po' ispirato, dai. Ho finito. Veramente? Vabbè, ma mo' è troppo facile. No, però è vero. No, non mi fregava niente. Ero pazza di voi. Ho cambiato idea poi, Tranquilli, non è che... Assolutamente. No, però le conoscevo tutte le canzoni, vi posso dire dei particolari? Figlio mio! Cioè, ti ricordi Fuatuatuà? Ma lo ascoltavo, ma veramente, sempre? Tuatuà! Ascoltati ieri. No! Sono preparatissima perché mi avete accompagnato per buoni 7 anni, sì. Non so. Siamo noi che siamo imbarazzati, vero? Io mi chiamo Paola. Non so se tu te ne possa ricordare, ma un paio d'anni fa ci sentimmo al telefono. Sì. Perché Crescenza... Crescenza, come no? Che è una mia amica. Esatto, anche mia. Anche mia. No, beh, tu non è. No, pure mia. Vabbè, capito, l'ho vista qualche volta. Non l'ho vista qualche volta, cioè. Dipende, spesso. Devi provarlo, sì, se è un'amica tua lo devi provare. Infatti in che non senso? È amica. Vi sentite, che ne so, tante volte durante la settimana. Volte, non so, per dire che uno è un amico ci vuole, capito? Non è che. Cioè, quante volte per scusa, tu conosci Crescenza? Ti ha parlato più di lui o di me? Di Claudio. Aia, Di me non ti ha mai detto niente. Non di riferire. Cioè, tipo Lillo non dico niente, proprio. No. Vabbè, buona sapere. Però è una bella giornata oggi. Quello sì, in vero. Una gran bella giornata. È terza, l'aria è terza. Neanche un cirrocumulo. Visto un cielo di mille colori, dove le nuvole brillano chiare. Quando ero piccola dicevo, porca miseria, perché lui mi fa così ridere quando dice le stelle che brillano chiare? Se tu stai parlando italiano, a un certo punto dici brillano al posto di brillano, sì. La gente ride. Ugualmente stai parlando un italiano piuttosto andante, spicciolo. Certo. E butti dentro un... Dai, concedimi la volontà di una fugace fellazio. Dai, concedimi la volontà di una fugace fellazio. Poi invece il romanesco. Il romanesco era... Fammi una Sì, vabbè, tanto si può dire, tanto poi taglia. Sì. Diciamo un po' di parolacce, tanto poi le taglia. Sì. Culo! Suore di... No. E adesso c'è... Adesso facciamo benzina. Sosta di area. Io metto una freccia. Dove vado? Un uomo avrebbe la cortesia di approvvigionarci di carburante. Grazie. No, possiamo vantarci, possiamo vantarci del tempo ispirato, dai. Madonna, sì, ma veramente.
benzina self service, sì. Non mangiate. Va bene. Right by with my tail in the air. Trick catch John, I'm a I'm a feeling Casanova. Get a shoe thrown at me from a meat old man. Get my dinner from a garbage can. Mi piace proprio tanto, no, veramente la pelle è tutta venuta dal garbo del collo, le spalle, ragazzi, le fossette, le labbra ben disegnate. Non ho capito ancora chi dei due gli piace, però lo capiremo un po' più avanti. Mi sa forse nessuno dei due, però. Ecco. Oh, quando è su ti dillo, eh. No, no, ve lo dico, certo ve lo dico. Allora, il freno a mano stava di qua. Questa è la prima. Salutiamo, per favore. Ciao, ciao. Italiani. Ciao, italiani. Ciao, Pise, ciao. Ok, si è vero, si fa a piedi. Si fa a piedi, certo. Ma perché adesso vanno spostato? No, ma hanno cambiato la disposizione delle telecamere, adesso mi prende fino a metà occhiali. Allora, devo stare così. Così si vede meglio, credo. No, si vede, se è quella l'inquadratura che vedo, sto fino a qua, poi forse. Vabbè, non è così. Telefono di produzione, non è. Sentiamo chi c'è in linea. Per Roma Milano, sentiamo adesso. Pronto, chi c'è in linea? Sì. Franca, buonasera. Oh, Franca. Davide, da dove chiami? Sono inquadrato fino a metà occhiali. Lillo, dagli un po' di aria in testa. No, ma non è che devi spostare lo schermetto, devi spostare proprio. Ah, apro la camera. La camera? Capirai. Come si fa? Sì. Ma deve essere inquadrato tutto come capoccia? No, nel senso, io per esempio così mi si mangia la calotta cranica. Va bene. Ok. Mi sa che sta un po' scomodo, no? Mi sa che ci dobbiamo fermare. Lillo non a caso è. No, magari è difficile metterla così. No, ma non credo. Il prontissimo Davide. Il destro è puntuale Davide. C'è uno spesso io. Cazzo, da metterci qua sotto. Uno spessorino del cazzo. Io di solito lo porto sempre, no? Io pure ce l'ho degli spessori del cazzo. Prima di uscire di casa. Paola, ti sei ricordata lo spessorino del cazzo? Ok, via. Oddio, cosa ci possiamo mettere? Metti il Solken. Lo spessorino del cazzo. Lo spessorino del cazzo. Molte volte nella giornata capita del bisogno. Ed è quello il momento di Caldos. Lo spessorino del cazzo. Io ho già messo la quinta, vero? Sì. Credo di sì. Stiamo tirando, eh? Stiamo tirando, eh? E dove sono loro? Li abbiamo appena sorpassati. Presto, non li troviamo più, andiamo. Presto! Sparpagliamoci! Li abbiamo seminati. Ciao, furgone. Ehi là, bellissimo! Sei stupendo. La gente ride di te? La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa! Ci è piaciuta a nessuno quel film. No. Tu hai messo un cervello abnorme in un energumeno alto 2,20 m e largo come una madre a due ante. Gary Cooper. Beh, il signor Hiltrop. Signor Hiltrop. Brutto, sporco, figlio di puttana. La seconda volta gli dice brutto, bastardo, incestuoso e porco. Forse il dottore desidera. Un usato culotti? No. Grazie. Comunque. No. Il ballo che fa lui. Ma tu adesso arrivi a Milano e per mani? No. Torni dietro con noi? Sì. Ah,
torniamo tutte e tre indietro? Certo. Ah, che figo. Per forza. Ma tra l'altro se stasera tu non avessi impegni, facciamo un concerto dell'anno. Ah, sì, davvero? Sì, a Tortivallo. Ecco, adesso è bene rallentare, vero? Casello. Bene, sì. Tu sei fidanzata? Io sono fidanzata. Da quanto? Da qualche mese. Ah, da poco? Un po' di mesi, sì. Io... Sì. Ma noi magari col fatto che ti piacevamo... ti facciamo ridere, no? Ma sì. Ci vedevi anche un po' più belli. Ci vedevi anche belli sul palco. Come questa no? Cosa. Adesso per esempio che state qui a parlare, vi vedo esattamente come siete, no? Cioè brutti come... Poi sul palco... Got to be a joker, he just do what he please. Io c'ho una fame. Ma tu sei da... cioè da Panino Fattoria? No, oppure da... no, ci si ferma e si mangia bene. Si mangia, con i piedi sotto al tavolo. Allora, leggendo uno dei fumetti, una cosa, c'era una cosa del ristorante che gli portavano, tutto con la panna. Sì, che sono questi posti alternativi, no? Che si chiamano tipo, solitamente si chiamano l'alce, il mughetto e... Sì, ecco, qua, è vero, no? Il nome era l'alce, il mughetto che è... La formica. Sì. È la formica. Sì. E nel menù c'è penne, panna e piselli, penne e panna. Penne, panna, vodka e piselli. Penne, panna, vodka e piselli. Come anche il tipo di pasta, i gazzalacca. Ti domani, scusa, che sono le gazzalacca? È una pasta che facciamo noi molto buona, acqua e farina. Ma perché la pasta acqua e farina ce l'ha qualsiasi regione, solo che tra metri e mezzo e metro, però la chiamano. Strozzapreti, ci parlavamo prima, i pisci. Anche i proctrutrne, cioè c'hanno i fracnistre. Gli schiapten ce l'hanno. Gli smiacheri, i piac, sono acqua e farina e uguali. Panna e piselli. Poi ci stanno i piatti napoletani, gli sbruzz managore ru Vesuvio. Quasi sempre la panzanella. La panzanella, sì. Assaggia i schiapore chiappo dopo. Sono gli schiara patachetrone. Rumare. Rumare. Caro, dove andiamo questa sera? All'Alma Cream. Ho sentito che ti piace fare la voce di Nella Tanzi. Beh, fa ridere, Gilda. Beh, sì. Ma sei lì? Non le odi anche tu le canapane? Hai del fuoco, sì. Avete la stessa età voi due? Ma manco per niente. No. C'è un anno di differenza. Ma che un anno? Scusa, in questo momento c'hai 2 anni più di me. Scusa, tu sei del 63 e io del 62. Sì, però io alla fine del 63, comunque in questo momento hai 2 anni più di me. Perché? Perché tu non hai ancora compatibile. È una filosofia tua, la distanza è un anno. Comunque sta proprio in 40, no? Si avvicinano i 40. Comunque non è un anno, sono 15 mesi. Voglia, te. Voglia, sì. Che siamo giovani dentro. Sono veramente giovani. Siamo giovani. No, mi fa ridere le cose giovani, fanno ridere le cose moderne e giovani. E i balli lenti e i balli svelti. I balli lenti e i balli svelti. Quindi avete ballato molti svelti. Allora, io vi ho dato, ho mollato un bigliettino prima, che noi dovremmo fargli vedere. Si manca, ecco. Guarda, neanche il fiatone c'è. È incredibile. Ma lui è un supereroe, comunque. Lui è super giovane, diciamo. Super giovane. Salve. Grazie. Grazie. Sì. Io ci ho fatto un sorrisetto, mi serve, ha capito che eravamo della televisione. Della televisione, sì. Beh. Serve, bravi coglioni, ve lo devo dire io. Fate la televisione. Fate la televisione, i simpatici. Oh, ci stanno i camionisti che si mangia bene. Se siete non c'è niente meglio che voi. Un buon bicchiere d'acqua. Tipo vado professore. Oh, meno male che non piove, se non è meglio. Mi metto qua, parallelamente a te. Non mangiare. Ah, il microfono. Adesso se faccio dei rumori mentre mangio, chiaramente amplificati dal microfono. Allora, prendo la mia borsa.
No, ma guarda che offro io, Tony. Offri tu? Sto con le sigarette, allora. Sì, certo. Sto andando a fare la pipì. Estremamente piacevole per la fidanzata. Fidanzata, adesso fidanzata è una parola grossa. E purtroppo da pochi mesi. A me mi ha proprio colpito. Non sei fidanzata da anni. Dovrebbe stare in crisi così. Pochi mesi. Sì. No, spero che non sfoghino la loro vivacità su di me, in senso buono. È proprio un tipo di ragazza con cui si pensa seriamente ad averci una storia. Dire che l'ama, che sarebbe praticamente innamorato, perché non si rifà mai sti scrupoli. Se lo fa è perché non vuole che lei soffra, quindi mi sa che si è innamorato veramente. Continuo un po' io. Ma no, ci vediamo magari, non faccio fatica. Ci a mangiare, Video kill the radio star. Video kill the radio star. It's in my mind and in my car. So put all the blame on VCR. Comunque la maniera di dire qualcosa interessante è uno stress che uno dovrebbe. È un'ansia che ti prendi innanzitutto quando devi far colpo su una ragazza la prima volta che. Cioè ti devi vendere. Per esempio una cosa che a me personalmente non riesce, no? No, perché te sei stupenda così come sei. Vedi che questo momento mi sto vendendo, cioè, ho detto, vendendo, fatto il complimento ficcante al momento giusto. Certo. No, però quando cerchi di dire qualcosa in te, ma tenti di essere interessante con qualcuno che non ti conosce, io ma ci avrò provato due volte, rido di me stessa, mi faccio schifo e rinuncio. Sì, poi tra l'altro la tematica che ci abbiamo con Greg, no? È che la cosa migliore sarebbe andare a letto prima e poi a cena. La cena sarebbe sicuramente più divertente. Sì, è più divertente perché è più naturale, capito? Cioè tu stai lì e. È più ristoratrice. È più ristoratrice, pensi, c'hai appetito, primo c'hai appetito perché hai consumato. Secondo sei tranquillo, ormai l'hai fatto, per cui non è che devi risultare. No, ma è così, non c'è niente da fare. Direi che non c'è niente da fare e aggiungerei il destino è quel che è, non c'è scampo più per me. Si può fare. Fra pa 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 pa. Bom. Dei. Senza zucchero, denti più puliti, freschezza più profonda. Ecco, lo sapevo, volevo questo. Tieni, vuoi una dei. Sì, scusa, sposto i miei capelli che ho appena lavato con Zurumbr. Che bello. Vorrebbero fare delle reclame però così con Marta. Tu eri incinta, fra poco partorirai. No, purtroppo ho abortito. Come mai? Fumavo troppo. E cosa fumavi? Lucky Strike? Anch'io fumo Lucky Strike. Nuoce gravemente alla salute. Io quando c'è questi qua davanti penso sempre che a un certo punto vola la valigia. No, rantuma sul parabrezza, perché in pubblicità si chiama parabrezza. Parabrezza. L'addizione, no? L'addizione fa miracoli, Ti ricordi il DJ, quello lì? Sì. Entriamo in intervista radiofonica, entriamo, c'era il DJ. Bene, ecco, passiamo adesso immediatamente a Lilo e Greg che ci sono venuti a trovare qui, ecco, tra noi, ecco Lilo e Greg. Ciao ragazzi, entrate pure, ecco, un momento, ora partiamo però un attimo con la pubblicità, vai! Poi questo ti gira. Ciao Lilo, ciao Greg, come state? Mediamente un bambino potrebbe imparare a parlare, secondo me, a 3 anni, quasi completamente. In realtà imparano a 4, 5, a 6 perché... Perché uno continuano si rivolge... a fare. A te poco ti noto! E tu che sei? A dopo nonno! A che sei? Questo che è questo? Questo è tru tru. Questo è truzzo. Questo è uno. Questo è gnagno. Ma è un tavolo, no? È gnagno. Gnagno. Ma però veramente, guarda, è allucinante. Ci sono pure i bambini mostri che fanno impressione, i nani. Sì. I bambini quelli che parlano. Beh, senti, ma secondo te sono quelli con i genitori giovani, moderni? Sì, cioè, diciamo, no? Io con mio figlio ci parlo, siamo come degli amici. Non è possibile, il bambino è piccolo, devi insegnargli che... Ti rompe il cazzo. E invece...
Sono pure rompi il cazzo a mamma. Che rompi i coglioni. Cioè, capite che rompi i coglioni così, capisci a mamma? Capisci a mamma, bello. C'è Greg che non sopporta la voce del bambino, quella stridula che mi fanno. Quindi quella così, no? Ma dice che se lui mai avrà un figlio, gli fa fare subito, appena nasce, l'operazione con le vocali. Per questo bambino, tipo, sto bambino. 30 questo bambino ha 2 anni. Bumba! Bumba! Mamma! Mamma! Quando tu hai 13 anni, 14 anni, cominci a conoscere il sesso, no? Cioè ti rendi conto che hai un sesso, cominci ad avere delle... Beh, ti piace qualcuno, cominci a... Però le femmine non ti si cagano proprio a quelle, no. Cioè non ti filano per niente, cioè è lì parte il periodo nero della masturbazione, per cui il massacro totale. E tra l'altro quello è un periodo, diciamo, fino ai 19-20 anni, un periodo in cui c'è una potenza fisica pazzesca, perché io sono arrivato anche a farmene 7-8 in un giorno. C'è una potenza fisica pazzesca e non c'hai con chi sfogarla. Poi quando cominci a avere con chi sfogarla, sei uno che hai bruciato tutto all'inizio, e quindi mi dovevamo arrivare a 18 anni, 19 minimo, per andare con quelle di 14, che comunque, capito? Tu per andare con quelle di 14 hai aspettato adesso? No, senso, per cortesia, non è stato... Basta che non siano maggiorenni. Questo mi ricordo che tu... sempre sostenuto. No. Ero innamorato di una mia parente, è vero, mi scordo che sono cose personali, no, basta. Comunque si può sempre aprire il finestrino, cioè sì. In questi casi, quando c'è lo scoppone, si apre il finestrino. Ah. Accidenti. Ed era proprio un... proprio tuo zio. Deficiente. Incredibile. Qui ci sono alcune cugine con cui sei andato a letto volentieri. E non è... Ci sono delle cugine con cui andrei tuttora a letto volentieri. Questo non c'è, ti preoccupa che si sappia? No. No, no, dai, ma cugine... Magari. Magari ci. Peccato non aver avuto sorelle. Mostro. Io quando ero piccola mi è venuto in mente, sai, queste, io non ho mai giocato a dottore, no? Giocavamo a pappone e prostituta. No, pappone e prostituta. L'anima torna ad essere un puledro, non si può domare più. Ma c'è la bella, il record dei vocali chiuse proprio. Eh sì. Era una gran bella sgnacchera, non l'ho più vista. Una bella donna. Poi, quella di Ricchi e Poveri. Marina Occhiena. Marina Occhiena. Io mi ricordo, da bambino ero, come quasi tutti i bambini, invaghito della brunetta. Della brunetta, certo, perché è più vicina ai bambini. E mio padre diceva, quanto non capisci un cazzo. E mio padre soleva dirmi, e mio nonno diceva sempre, quando la sorte ti è contraria e mancata ti è il successo, smetti di far castellinaria, vai a piangere sul... Ciao, siamo quelli della televisione. Ciao, siamo noi della televisione. Ciao, ciao. Ecco qua, facciamo il self-service. Va bene qui? Un po' soli. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed. Couldn't understand how to work it out. Once again, as predicted, left my broken heart open and you ripped it out. Something's got me real. Lui rimaneva di dietro. Mossa, comincia. Si scalda. Beh, taglia pure, lui per i boschi. Che lui conosceva anche la strada. Poi c'è pure il macete, no? Con la camera della parte e il macete dell'altra. Ma tu praticamente... cioè, sono 2 mesi che sei fidanzata, sei stata sola per molto tempo. Sei
stata sola per poco tempo, un po' di tempo. Avevo un altro fidanzato, poi... Quando ti sei messa con l'ultimo avevi già lasciato l'altro? Cioè certo. Eri sola? Sì, ma è durato poco, però è durato qualche mese anche quello. Te invece sei fidanzato, Lillo. Io sì, ma io mi innamoro immediatamente, cioè, mi innamoro facile io. Te Greg? Io sono stato fidanzato 12 anni. 12 anni? 12 anni con la stessa persona? Sì. E probabilmente anche la persona con cui ho fatto per la prima volta l'amore. Come anche il primo bacio mi ha fatto 18 anni. E prima niente? No, questa è stata l'unica che mi... La prima che mi sei accattata, quindi... E adesso sono 4 anni che sono... Veramente singolo. Come ti senti? Ti trovi... Benissimo. Benissimo? Benissimo. Intendo rimanerlo. È paradisia. Poi uno si innamora. Poi uno si innamora, capito? Sì, guarda che ti innamori prima o poi. Sto cuore amaro prima o poi. Ma io non minimamente rinnego la possibilità di innamorarsi, soltanto che in questo momento... Non ti sono 4 anni che vedo qualsiasi rapporto di coppia come una grandissima seccatura, una bega... che non vale per niente la candela. Però quando sei innamorato non ti senti un leone. No, ma infatti è questo, dai, è tutto lì, cioè. C'ha dei contro chiaramente. Ma non so, e comunque faccio un discorso. Chiunque io conosca che sta insieme a qualcuno, vedo che farebbe meglio non essere. Lo vedo con... Cioè non c'è nessuno che invidio dicendo ah però vedi. Guarda che bello come sono felice. Tutti indistintamente quelli che conosco. E te il primo bacio? Io? Il primo bacio l'ho dato quel bacio, quello lì. Al mio cane. La lingua, insomma. quello lì l'ho dato a 17 anni. Però è stata una grande esperienza perché non. Ma quello è dipeso dalla donna che. Con cui mi sono baciato perché c'ho un uso della lingua un po' esagerato, tipo un po'. La lumachella curiosa. Sì, detto questo c'ha le doppie frecce, so che deve fare. Ma se mi rallenti così però, mannaggia. Una cosa che, scusa, magari vado un po' sul pesante, cosa, però è una curiosità vera questa qui, cioè. Ma voi femmine, no? Vedete un ragazzo che vi piace, cioè pensate a trombarlo, però. No, ti posso rispondere io perché. Cioè, perché noi pensiamo proprio al sesso, sfrenato, pensiamo noi ragazzini. Io ora ti risponderò che penso chiaramente all'amore platonico e a. Anche perché ci riprendono, non posso dire, capito? No, sono satanata, figurati, mi sa che sarebbe brutto. Noi siamo devastati dal sesso, non noi maschi. Ma quelli sono gli ormoni, quando sei piccolo. Cioè, ma è una cosa pazzesca, Ti svegli la mattina e c'hai questo chiodo fisso che ti porti tutta la vita dietro poi. Tutta la vita, dici? Eh sì. Beh, speriamo almeno, cioè voglio dire. È un bel chiodo da avere, anche se Greg dice di no. Lui sostiene che sarebbe meglio essere sessuati. Vero? Ma che vero, dai, su. È l'androide, Greg, praticamente. Ma guarda che dipende, anche il sesso può farne a meno. Se ti indirizzi bene mentalmente non hai questa continua impellenza. Però non averla proprio penso che sia... Ma ti dedichi con molta più facilità a quelli che sono gli interessi più veri. Vedete, lui vede gli input sessuali come un disturbo dalle cose che vorrebbe fare. Perché il gioco tanto non vale quasi mai la candela. Magari sì. Invece quando sei innamorato è che magari non vedi, per un po' non vedi tutto quello che dici tanto. È peggio ancora. Nel senso passa tutto in secondo piano. E che è un male. Ma se è un male per te non lo fai passare in secondo piano, stai sicuro? Ma è ovvio, perché se sei innamorato e ti dicono andiamo a fare le prove oggi, e poi telefona lei, ci vediamo, io ho un quarto d'ora disponibile, vieni a prendermi a Grotta Perfetta, ci vediamo, prendiamo un caffè, certo.
Ma piove a dirotto? Che ci frega? Ciao amore, sono a Torlo Para, mi vieni a prendere? Sì, ma arrivo. Sì, io sono da quelle parti. Sai che io ho sporcato lo, qui c'è un pezzo di carta. Aspetta, nello zaino. Ho voluto pulirlo. Ma no, faccio così, guarda, faccio così. Lei così è proprio bella come. Poi se vede che i capelli, ma senza pettinare, se li lascia sciogliere, è bella comunque. Che poi ho notato che le persone belle, quando li vedi un filmato, poi firmi col fermo immagine per qualsiasi ragione, non vengono mai prese con le espressioni tonte o con palpebra mezz'asta, ma sempre belle, quasi sembrano tutti scatti fotografici posati. E qua finisce la musica, eh? Sì. Qua c'è bene, si riparte. Fine del musical. Mi tocchi i capelli. Pure prima mi hai toccato i capelli. Perché? Perché toccare i capelli nella religione induista che ho praticato è ti rilasciano i capelli. Che è semplicissimo il fatto. Cioè, se dovessi toccare tutto quello che mi piace. E io ti risponderei comunque, ma perché mi hai toccato? Così, tranquilla. Uno va anche toccare lì dove nessuno sarebbe mai, però. E poi dice, sai, nella religione. Di vista? Sì. Toccare le dette è sintomo di rispetto, di gran rispetto per la persona. Ma questo non è a scopo sessuale. No, no, è sintomo. Celebrativo. Celebrativo. Sì. Vedi. che galante. Perché ho visto che anche te. Sì. Che c'è, non è illusibile. No. Ci mangiamo le unghie. Non trovi sia un'affinità imprescindibile? Certo, caro. Ma sai, ci mangiamo le unghie insieme. Ma insieme poi? Cara. Poi mangi. Insieme? Sì. Mi stai a guardare? No. Ah. Sto guardando all'interno delle elettriche. Sono impolverate tutte. Imbarazza? No, no, fai pure. In questo silenzio così. Niente, Lillo, fa qualcosa, presto. Presto, fa qualcosa. Ciao! Beh, so, non mi dici che non ti senti bella, te. Insomma, ragazzi, no. Dai. Io penso, sempre pensato, capito, che avrei voluto comunque una cosa di me, le cose del corpo diverso, le cose tutto diverso. Non lo so, è un'insicurezza, Non sta contenta mai. Può essere. Perché non sempre uno è cosciente delle doti che ha, di qualsiasi tipo. Si scoprono mano a mano, a volte non si scoprono mai. Beh, io c'ho non è verità. Io ho molti peli, per esempio, lo so, sono consapevole di averlo. Ma...
ha lo stesso problema di prima la telecamera. Che provo... Io faccio una qualsiasi cosa per mettere... Ma perché queste curve così brutte? Ho le barzine incrociate che... Questa che so, questa vabbè, calcola che l'asse, no? L'asse con... Sì, mi è sbattata a 16, è il 2008, sì, questa la sbarzina è una compensazione a vita, no? Droppalo, droppalo! Qual è il pulsante? Se lo droppi, forse... Salve, ah sì, e noi dobbiamo dargli un biglietto. Ah, il biglietto dov'è? Dove l'hai messo? Ah, l'ho messo in tasca. Ecco, questo è? No, questo è... Ah, forse è quello, sì. Fabbro? Sì. Ecco, scusi, è questo? Sì, ecco. Questo, sì. Cos'è il posto? Fai tu? Dillo. Non so, proprio la cassa ho fatto. Però sono molto contenta. Non basta, diciamo che non so, l'inviterò a cena, ora loro non lo sanno, li chiamo, il numero ce l'ho. Tosta, è tosta, me la ricorderò per parecchio. Essendo fidanzato non mi faccio mai colpire mai, più di tanto, mi riesco a schermarmi e quindi riesco a mantenere solo l'aspetto amichevole, anche una ragazza come Paola, molto bella, intelligente, simpatica, però riesco a vederla solo come amica, in quanto sono fidanzato e quindi uno fidanzato non riesce a vedere. Quando incontra qualcuno che non... Sì. Mari, come stai? Bello, bella. Bella stella. E invece quando lo fai parlare per cercare di ricordarti chi è? E quando lo devi presentare a qualcuno? Sì. Marina, ti presento... E lui va avanti da solo, avanti, e dice sì, Carlo. Carlo lo conosco da parecchio. La cosa migliore sarebbe veramente avere il coraggio di dire ciao, ti ricordi di me? No! Secco proprio. Sì. Ricordi di me? No, assolutamente. Assolutamente no.